face to burn. Now it's your turn to cry. Because he like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing. Signori, le passiamo a presentare, le vediamo, le conosciamo, magari le conoscete già, però io ancora no, anche se le ho sbirciate nei camerini. Signori, è il momento della Miss Sposa qui a Casaresta. Le chiamiamo una per volta. Facciamo un bel applauso innanzitutto. La concorrente numero 11 si chiama Palmieri Giuseppina e viene da Grottaglie. Accompagnate con un applauso questo momento, perché loro ovviamente non essendo professionisti non sono abituati alla passerella, però sorridono e quindi questo denota bene, denota bene. Complimenti Giuseppina. La numero 13 si chiama Maria Lidia Chianura e viene anch'essa da Grottaglie. Poi magari sapremo qual è la data del vostro matrimonio e cercheremo di esserci. Arriva la numero 14, si chiama Angela Filomeno e viene anche lei da Grottaglie. Tutte sorridenti, devo dire, eh? Questa è una cosa buona, positiva, perché vivono questa serata con un gioco. Comunque non sono male, voglio dire, assolutamente. Andiamo alla concorrente numero 15, si chiama Vittoria Sorrentino e viene da Franca Villafontana. Complimenti Vittoria. Arriva la numero 17, si chiama Tiziana Guarino e viene da Taranto. Siamo alla concorrente numero 18. Grazia Gatti e viene da Grottaglie. You're a false star, you're the getaway car, you're the light in the sand. When I go too far, you're the swimming pool. I'm not. Dulcis in fundo come si suol dire, arriva Claudia 40 da Grottaglie, la componente numero 22. E allora a questo punto si chiama Fontana, quindi praticamente uscite tutte una dietro l'altra, è l'applauso del pubblico perché tra voi ci sono bellissime possibilità per un bel futuro, soprattutto quello della famiglia, dei vostri figli, indipendentemente da quello che la giuria poi questa sera decreterà. Grazie ragazze. Coronate il vostro giorno più bello, divertitevi, fate tanti bambini, mi raccomando.
e soprattutto belli come voi. Ancora un applauso alle spose di questa sera, bellissima questa cornice, bellissimo il contesto, ma siamo un po' tutti belli alla fine, in qualche modo ci piace apparire, l'apparire non guasta mai, l'apparire fa parte dei nostri giorni, non è l'essenza sicuramente, ma è un modo per distinguersi di questa prima sfilata di abiti da sposa, arricchita in questo bellissimo scenario da Francesca Sposa di Rocca Forzata. Ricordatelo bene, Rocca Forzata, troverete Francesca. Francesca che è ancora all'inizio della sua attività, ma io ho avuto modo di vedere degli abiti stupendi, spettacolari, qualcosa che davvero arricchisce l'occhio, ma non solo, perché anche l'occhio vuole la sua parte, si dice. Diciamo che arricchisce un po' lo stile che ognuno di noi ha disegnato nel proprio cervello, no? Da piccola o da piccolo, trattandosi di sposo. E Francesca ha voluto così rappresentare ciò che aveva disegnato in una vita, in questa collezione, in questo atelier prestigioso, ve lo ripeto ancora, si chiama Francesca Sposa ed è a Rocca Forzata, in via San Giorgio Ionico numero 3. Ricordate l'indirizzo perché sicuramente è lì dove potrete recarvi per poter scegliere tra i vostri abiti quello più bello. Poi avremo anche un momento dedicato a un altro atelier, ma sicuramente dedichiamo questa nostra attenzione a uno stile prestigioso, quello di Francesca Sposa, che a Rocca Forzata, in via San Giorgio Ionico numero 3, ricordate, ha disegnato il giorno più bello e adesso sta per mostrarvelo. Signori, Francesca Sposa. Brave le nostre modelle, ancora un applauso, grazie per sottolineare
la fattezza dei dettagli di Francesca Sposa a Rocca Forzata, non lo dimenticate. Un nuovo momento musicale e degradita ancora la presenza di Chris Music Animation, che rende bello il giorno del matrimonio dal punto di vista artistico. Infatti passo a presentarvi ancora un momento dolce musicale, si intitola Night and Day. Signori, per voi la Chris Animation.